Santa Messa dell'Epifania. Francesco celebra nella Basilica Vaticana e parla dei magi, i saggi provenienti da Oriente, i primi a riconoscere il messaggio della stella e a trovare il bambino, il segno della tenerezza di Dio. Nella sua omelia, il Papa li prende a simbolo di un'umanità in ricerca di uomini e donne desiderosi di incontrare la vera luce e per questo in cammino. Francesco ripercorre la loro vicenda, ricorda le difficoltà incontrate, le tentazioni a cui gli studiosi di astri e scrutatori del cielo furono sottoposti, a cominciare dall'oscurità e la desolazione vissuta nel palazzo del re a Gerusalemme. Erode è l'uomo di potere che nell'altro riesce a vedere soltanto il rivale e in fondo egli considera anche Dio come un rivale, anzi come il rivale più pericoloso. Sono le profezie ad indicare la via ai magi, a portarli a Betlemme, la città di Davide, ma anche il luogo dove è nato il Messia. Non un re, ma un bambino con sua madre, il mistero della piccolezza di Dio che i saggi riconoscono e adorano. Dio non si manifesta nella potenza di questo mondo, ma si rivolge a noi nell'umiltà del suo amore. L'amore di Dio è grande? Sì. L'amore di Dio è potente? Sì. Ma l'amore di Dio è umile, tanto umile. I magi come modello di conversione, perché capaci di seguire docilmente lo spirito, rifiutando l'apparente splendore del potere. Il presepe è lontano dalla mentalità mondana, spiega il Papa, Dio si abbassa, si annienta e nasconde la sua gloria nella mangiatoia. E infine l'invito ai fedeli. Troviamo il coraggio di liberarci dalle nostre illusioni, dalle nostre presunzioni, dalle nostre luci, e che cerchiamo questo coraggio nell'umiltà della fede e possiamo incontrare la luce, lumen, come hanno fatto i magi, che possiamo entrare nel mistero.